Alcol e automobili non vanno d'accordo. Gli ultimi dati della Comunità Europea parlano chiaro. Un incidente su 4 è provocato dall'abuso di alcol. Ma come fanno a capire quando un automobilista ha bevuto troppo? E a me che piacciono i cioccolatini al liquore. Dopo quanti diventerei pericoloso al volante? Questi 4 amici stanno per andare a mangiare insieme. Loro ancora non lo sanno, ma oggi forse infrangeranno la legge. Laura a fine pasto avrà mangiato 12 cioccolatini col liquore. Ottavio invece avrà bevuto 0,8 litri di birra. Claire si sarà scolata mezzo litro di vino rosso. Infine Carlo concluderà il pasto con 1 decilitro di liquore. Alla fine non è detto che potranno rimettersi al volante. Tutto dipende da quanto alcol avranno nel sangue. Bene, lasciamoli mangiare. Intanto guardiamo qui. Dai 12 cioccolatini di Laura abbiamo estratto 15 millilitri di liquore, oltre a quel poco che è rimasto all'interno delle ciliegie. A stomaco vuoto il valore massimo di alcol nel sangue si ha dopo circa mezz'ora, un po' di più nel caso dei nostri 4 amici che stanno mangiando. E il valore rimane poi costante per un'altra mezz'ora. Da quel momento si calcola che servano circa 7 ore per lo smaltimento totale. Ecco un modo infallibile per bloccare la digestione. Davanti al ristorante c'è un'auto della polizia e gli agenti sembrano lì apposta per decidere se i nostri 4 amici potranno o meno mettersi alla guida. Laura, che ha mangiato 12 cioccolatini al liquore, è la prima a sottoporsi al test. Lo passa alla grande. 0,0 grammi per litro di alcol nel sangue. Un risultato che non cambia ovviamente al secondo controllo, 20 minuti dopo. Carlo non riesce a nascondere il liquore con il quale ha concluso il pasto. L'etilometro indica 0,16 grammi per litro, che 20 minuti dopo sembrano essere spariti. Sul display compare un confortante 0,0 grammi per litro. Ottavio di certo non riuscirà a fare lo stesso. 0,8 litri di birra non sono una quantità da trascurare e infatti alla prima soffiata il risultato è un bello 0,37 grammi per litro, seguito dallo 0,34 della seconda prova. Infine Claire, che ha bevuto mezzo litro di vino, niente meno. E i risultati, ovviamente negativi, non si fanno attendere. Si parte con lo 0,87 del primo test, che dopo 20 minuti diventa 0,85. Male è che io durante i pasti bevo solo acqua.